La promessa di Renzi di abbassare le tasse di 50 miliardi gli vale l'appellativo che gli ha dato Fratelli d'Italia di figlio segreto di Vanna Marchi, perché in quei 50 miliardi di euro basti pensare che Renzi annovera i 10 miliardi degli 80 euro, dicendoci che ha abbassato le tasse. Peccato che quegli italiani che hanno avuto gli 80 euro poi si sono visti aumentare le tasse di almeno 160 euro. Fratelli d'Italia da tempo chiede l'unica cosa seria in tema di taglio delle tasse, che è mettere un tetto alle tasse nella nostra Costituzione, perché questo davvero vieterebbe ai governi di continuare a pagare la mostruosa spesa pubblica italiana mettendo le mani nelle tasche degli italiani.